Ciao Vito, buon incontro a tutti. Grazie, grazie Davide, grazie a tutti gli amici. Vedo che siamo oltre 60, quindi sono contentissimo. Io cercherò di darvi alcuni spunti di riflessione su un tema che ovviamente è vastissimo ed è complesso. Ho preparato una traccia che cercherò di seguire proprio per non disperdermi troppo e per essere conciso, in quanto voglio lasciare proprio il massimo spazio poi al dibattito e alle domande. E quindi scusatemi se seguirò questa traccia scritta dei miei appunti, ma lo faccio proprio per non uscire fuori dal seminato, cosa che invece mi capita spesso. E quindi vi prego anche di riservare le domande alla fine in modo da avere un quadro più completo delle cose che andiamo a dire. Allora, prima di tutto, per parlare di conflitti, dobbiamo parlare di relazioni, quindi una piccolissima premessa. La centralità delle relazioni nella nostra vita. Per ogni persona, noi abbiamo, noi, anzi qualcuno dice, noi siamo un fascio di relazioni. Alcune buone, alcune meno buone, alcune pessime, alcune eccellenti. Quindi la qualità delle relazioni diventa un po' la qualità della nostra vita. E le relazioni sono dialettiche, quindi positive e negative. E le relazioni negative spesso generano conflittualità e pertanto rovinano la qualità della nostra vita. E, se pensiamo che in ogni nazione, se uno vuole colpire o punire un colpevole, lo si esclude, no? Gli si toglie la possibilità di avere relazioni. Quindi questo ce la dice lunga su che importanza ha, e se questo lo trasferiamo alla vita familiare o lavorativa, ancor più noi capiamo che tutto ruota intorno a questi due poli. E io cercherò di mantenere un po' di attenzione, qualche esempio su questi due aspetti. La relazione conflittuale può essere una delle possibili forme o fasi della relazione. E badate bene che non è neanche la peggiore potrebbe essere l'indifferenza, cioè la non esistenza di un altro interlocutore di fronte a me. Relazione conflittuale significa che l'altro invece mi interessa, o per il ruolo che ha, è coniuge, è collega, è capo, è amico, o per l'importanza che ha, per il valore che io attribuisco a questa persona. Quindi la relazione conflittuale o il conflitto in quanto tale non è la fine della relazione, può essere invece un segno della sua trasformazione. Trasformazione che dobbiamo saper cogliere attentamente, proprio per evitare che il conflitto la faccia degenerare. Quindi distinguiamo, nella terminologia che utilizzerò, proverò a fare differenza fra il litigio e il conflitto. Il litigio è potrebbe essere un fatto occasionale, temporalmente limitato, e può essere un momento interno al conflitto, può essere l'inizio del conflitto, ma potrebbe semplicemente riguardare qualcuno che noi non conosciamo, tipo per esempio l'automobilista che ci taglia la strada e col quale litighiamo e che poi non vedremo più. Invece, se parliamo di conflitto, parliamo, come dicevamo prima, di rapporto con una persona con la quale avremo seguito, avremo continuità in ambito familiare, in ambito lavorativo. Io con quella persona, con quel collega, devo continuarci a fare riunioni. Quindi il conflitto ha un'importanza che si prolunga e si espande nel tempo. L'insorgenza di conflitti, questa è la prima cosa che vado a sostenere, è una componente fisiologica di tutte le relazioni umane. I conflitti non si possono evitare, certamente si possono prevenire e bisogna fare di tutto per prevenirli, ma è una componente indissolubile, ce lo dice, leggerò fra poco le parole di Spalto. Quindi il conflitto non si può negare, nascondere, cancellare. Bisogna saperlo gestire. Questo è il succo di quello che poi andremo a dire. Io proverò a dare anche delle indicazioni concrete, pratiche, operative su come si può gestire il conflitto.
Ci sono degli aspetti negativi del conflitto che sono abbastanza intuitivi, ma ci sono anche degli aspetti positivi e su questo forse spenderemo più tempo. Gli aspetti negativi sono il calo della motivazione, del coinvolgimento nella relazione o nel lavoro, no? Perché le nostre energie sono prese da altro. C'è una tensione, a volte anche un'aggressività nel clima relazionale, perché con il conflitto noi usciamo dalla zona di comfort, come prima citava scherzando Alessandro, diceva usciamo spesso dalla zona di comfort. C'è una distorta percezione della realtà e degli obiettivi che dobbiamo perseguire, perché la nostra attenzione si concentra su quello, no? Le priorità cambiano quando c'è un conflitto in corso. E se parliamo di aspetti meramente lavorativi, è chiaro che c'è inefficienza e improduttività di tipo appunto lavorativo. Quali invece sono gli aspetti positivi del conflitto? Allora, innanzitutto una maggiore motivazione, addirittura creatività nello svolgimento dei compiti. Perché se c'è un conflitto in corso, noi ci sforziamo di trovare parole, idee, soluzioni che possano consentirci di contrapporci a quella persona verso la quale si è sviluppato una diatriba, no? C'è una tendenza al rinnovamento personale e al cambiamento evolutivo della relazione, perché io devo sforzarmi di trovare delle idee, delle posizioni, delle cose che vanno a cambiare, a modificare la relazione. Soprattutto c'è una migliore comprensione della propria posizione e una maggiore consapevolezza della propria indipendenza. Sembrano delle cose grosse, ma ecco, è un processo di differenziazione che innesca il conflitto. Cioè io sono costretto a distinguermi, assumo una mia posizione, per esempio verso il capo, per sottrarmi ad una subordinazione psicologica. Quindi il conflitto mi aiuta in questo processo di indipendenza, no? Verso il partner io chiarisco la mia posizione, io vado a negoziare regole di convivenza, ridefinisco nuovi confini, oppure, come spesso accade, li pongo per la prima volta al mio coniuge. Se facciamo riferimento ai primi conflitti di coppia, questi conflitti separano la fase di innamoramento da quella dell'amore vero, come direbbe Fromm, no? Quindi dalla illusione proiettiva del partner come immaginario mitico, io passo all'accettazione dell'altro come persona vera, con i suoi limiti, con le sue incongruenze, con le sue stupidità, con tutti i suoi limiti. Ma solo così io posso amare l'altra persona, nella sua realtà, non nella mia proiezione. Quindi il conflitto mi consente di abbattere quelle proiezioni immaginifiche e mettermi in contatto con la realtà dell'altro. È lì che la coppia può rompersi, ma forse non era una coppia, era solo l'insieme di due persone che proiettavano una propria immagine dell'altro, oppure nasce davvero una coppia. Se passiamo nell'ambito lavorativo, utilizzerò le parole di Spaltro, che è un grande psicologo ed esperto di questo. Lui sostiene che per anni e in differenti ambiti teorici si è inseguito il mito utopistico di organizzazioni a conflittuali, per arrivare poi ad accorgersi che il conflitto, nelle sue differenti forme, è normale, nel senso più esteso del concetto di normalità, cioè espressione continua della realtà quotidiana. Spaltro precisa che il conflitto, in quanto qualità umana, ma non solo individuale, ma anche collettiva, è qualità relazionale. Soprattutto esso rappresenta una condizione necessaria. Quindi lui parla di necessità addirittura del conflitto. Quindi non è sempre patologica, a volte lo può essere, non diciamo il contrario, ma è un fenomeno essenziale, soprattutto nel contesto organizzativo, per conciliare interessi diversi.
Lui parla della necessità del conflitto, che è spesso una delle componenti più importanti per il raggiungimento di obiettivi aziendali, quali per esempio le esigenze di cambiamento, di innovazione, all'interno di determinati contesti come quelli organizzativi, che sono perennemente in cambiamento, in un equilibrio instabile, che cercano costantemente forme di adeguamento, di omeostasi, direbbe qualcuno. Quindi, per chiudere con Spaltro, lui parla di ogni organizzazione, dice, è un modo per amministrare e gestire uno o più conflitti, cioè organizzare significa massimizzare l'utilità che deriva dai conflitti e dalle relazioni interpersonali, sociali e collettive. Quindi aggiungo, anche tirando qualche riflessione su qualche mia esperienza passata, che il successo o l'insuccesso di un'organizzazione, di un'azienda, dipende anche, o in buona parte, dal modo come sa gestire i suoi conflitti interni. Le aziende vincenti molto spesso sono quelle che hanno saputo creare, addirittura razionalizzare attraverso delle procedure, un modo di gestire i conflitti, orizzontali, verticali, eccetera. Quindi imparare a gestire i conflitti sia nell'ambito familiare che in quello lavorativo diventa la chiave di molti discorsi. Abbiamo detto che i conflitti non si possono eliminare, ignorare o nascondere, perché diventerebbero delle mine vaganti che prima o poi esplodono. La polvere messa sotto il tappeto resta lì, prima o poi verrà fuori. Certamente dobbiamo tentare di prevenirli, ma se non ci riusciamo dobbiamo elaborarli. Quindi vincono coloro che riescono nel modo più adattivo a gestirli. Anzi, l'obiettivo diventa quello di trasformare i conflitti in passi avanti, in tappe di crescita della nostra evoluzione personale, familiare o dell'organizzazione. E a questo punto io vi proporrei un esercizio, se avete carta e penna rapidamente proviamo a farlo, quindi ci mettiamo dentro in prima persona, così io riprendo un attimo fiato, e proviamo a fare degli esempi di conflitti relativi al nostro contesto lavorativo. I primi che ci vengono in mente. Quali conflitti abbiamo avuto o abbiamo? E in aggiunta a questo, proviamo a scrivere anche in ambito familiare quali sono i conflitti che riusciamo a individuare, quelli di cui siamo consapevoli, perché non sempre siamo consapevoli dei conflitti latenti. Allora, se volete anche trasferire sulla chat le vostre risposte, potremmo provare a leggerle rapidamente. Io provo ad aprire la chat e a vedere quello che avete scritto. Vito, posso fare una domanda? Sono Tania. Certo. Quando tu dici quali conflitti abbiamo avuto o abbiamo, intendi su che aspetti in particolare ci troviamo a confliggere? Su che questioni? Per esempio, sì, in ambito o lavorativo o familiare. Quindi su quali questioni ci troviamo? Ok, grazie. Scusa, non Vito, con quali oppure, persone, ovviamente. Esatto, oppure la persona che ci è venuta in mente. Anche questo potrebbe essere una pista. Quindi è libero, insomma. Quello che ci viene in mente scriviamo. Possiamo prendere consapevolezza di quelle che sono le nostre aree di conflittualità. Abbiamo detto che noi siamo relazioni, quindi il cosa ci collega al chi e viceversa. Ecco, qui c'è Marco che parla di conflitti di competenza fra colleghi.
su chi deve seguire un certo cliente. Alessandra dice quando non è chiaro con chi fa che cosa, perfetto. E poi ancora, relazioni con le figlie molto esigenti, bella questa qui. Mancanza di ascolto, condivisione di passioni. A livello lavorativo ho avuto conflitti nell'introduzione di cambiamenti in azienda. Molto interessante. Differenza fra motivazione, passione, entusiasmo nell'ambito lavorativo. Quindi persone che hanno manifestato differenze di questo genere. Ancora, Alessandra in famiglia, fra noi e genitori, i due figli adolescenti e fra i due fratelli fra di loro. Questo è un altro tema interessante. Michi, conflitti col titolare su aspettative disattese. Coppia, modi diversi di concepire la coppia. Diverse visioni ed elaborazioni progettuali, sia politiche che culturali. Mancanza di conversazioni, di interesse e di ascolto. Ecco, qui il conflitto è visto come assenza. Correnti di pensiero opposte rispetto a quelle attuali. Conflitti sulle modalità di attuare il servizio al cliente. Ok, direi che c'è tantissimo e vi ringrazio. Penso che molti stanno ancora continuando a elaborare e io vi invito a farlo, nel senso a lasciare aperto questo foglietto e suddividerlo un po' nei due ambiti. Ecco, però da quello che emerge, da quello che voi avete state raccontando, vedo che c'è un allineamento su quelle che sono le tipologie dei conflitti, no? Non possiamo ricondurre alla letteratura manageriale, ma non solo, anche quella psicologica, tre tipologie di conflitti, schematicamente, i conflitti di comunicazione, i conflitti di idee e i conflitti di interessi. Ora, se parliamo di microconflittualità, parliamo di conflitti di comunicazione, che sono i più diffusi, i più numerosi. Addirittura alcuni studi dicono che rappresentano il 70% dell'insieme dei conflitti che un individuo vive. Il 20% sono conflitti di idee e il 10% conflitti di interessi. Quindi i microconflitti di comunicazione più frequenti e diffusi sono fraintendimenti, battibecchi, incomprensioni, e sono quotidiani. Non vanno sottovalutati perché di lì poi possono innescarsi conflitti più grandi. Il 20% sono quelli di idee, quindi visioni, Weltanschauung, il 10% sono i peggiori, ovvero quelli di interesse. E pensate per esempio cosa significa per due colleghi che hanno lavorato insieme tanti anni aspirare a un certo punto alla stessa posizione gerarchica, perché una è la posizione di dirigente da acquisire, quindi nasce un conflitto di interessi. O per mantenere il parallelo con la famiglia, pensate cosa significa gestire una separazione o un divorzio in termini di interessi. Il confronto passa nella coppia dai temi della comunicazione, che forse non andava neanche prima, o delle idee diverse, immediatamente sprofonda su un piano economico, giuridico, di scontro di interessi, dove entrano altri soggetti in campo, sostenendo posizioni via via più estreme. O pensate che cosa significa la spartizione di un'eredità fra fratelli, cioè persone dello stesso sangue che a un certo punto arrivano a gesti indescrivibili per motivi di interesse. Quindi questi sono i conflitti di livello peggiore, quelli più difficilmente risolvibili, anche se in tutti i campi oggi abbiamo una serie di risposte metodologiche che ci aiutano a gestire questi aspetti. Vorrei fare un passaggio sulla risposta emozionale dell'individuo al conflitto, cioè che cosa accade in noi. Facciamo un esempio banale di un inatteso, improvviso avvio di un litigio partito da un collega, dal capo, dal coniuge,
che all'improvviso, no, in una situazione di normalità, viene intaccato a questa situazione dall'attacco di un interlocutore. No? Possiamo dire che seguono quattro fasi. La prima reazione è lo smarrimento, la confusione, no? la non comprensione. Forse mia nonna avrebbe detto: ma c'è volcus, da dove escus? Nel senso che no, c'è quasi la non comprensione. Poi c'è quella del rifiuto, alla quale subentra la collera. E poi abbiamo la risposta vera e propria. Risposta che ovviamente varia tantissimo da soggetto a soggetto, da situazione a situazione. Può essere una risposta implicita, esplicita. Dipende molto dal modo come abbiamo ricevuto questo attacco, ma anche e forse soprattutto dalla nostra suscettibilità, dalla nostra permalosità, dalla nostra vulnerabilità o dalla nostra sicurezza o addirittura dalla nostra arroganza. Quindi è un processo che varia tantissimo, ma che in questa successione di fasi è abbastanza generalizzabile, no? È un processo che può durare pochi secondi o diversi giorni, ma che avviene con questo schema di massima. Ora, se la nostra risposta parte dalla fase del rifiuto, io resto ammutolito, paralizzato. È una risposta implicita, piuttosto dannosa, si può dire, per il soggetto, perché introietta questa frustrazione. Se la risposta parte nella fase della collera, io reagirò appunto con aggressività, con rancore, proiettando sull'altro la mia frustrazione. Se la risposta parte da una fase successiva di razionalizzazione, io probabilmente reagirò con meno emotività e con più logica, con più razionalità. È qui che scatta la nostra capacità di elaborare la risposta, di elaborare il conflitto. Quindi ecco che noi giochiamo un ruolo importante soprattutto in termini di capacità empatica. E quindi perché l'altro mi dice questo? Che cosa sta accadendo? Che cosa vuole? Che cosa mi sta chiedendo? E occorre anche, insieme all'empatia, molta consapevolezza. Innanzitutto verso me stesso, cioè che cosa provo? Che cosa sento, come sto reagendo, come sto comunicando. Sono certo che l'altro mi sta comprendendo realmente? Mi sto facendo capire? Allora, qui dobbiamo fare attenzione perché dobbiamo fare delle riflessioni su di noi, cioè dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo perché possiamo essere noi la fonte del conflitto. Pensare che il conflitto non nasce solo dagli altri, dall'esterno, anzi è pericoloso pensare a questo. Questo può essere un pensiero bloccante. La colpa è sempre dell'altro, la colpa è sempre del capo, del coniuge, del vicino di casa. Allora dobbiamo chiederci invece in che misura io stesso sono portatore di conflitto, come il mio modo di agire alimenta invece il conflitto in famiglia o sul lavoro. Mi accorgo di quando provoco io o esaspero io il mio coniuge? Mi accorgo di quanto io sono intollerante verso quel collega antipatico? Perché questo livello di consapevolezza ci porta poi a uno sviluppo successivo, quindi a poter modificare le situazioni di conflitto partendo da me stesso. Perché se mi aspetto che l'altro cambi atteggiamento, può darsi che l'altro non cambierà mai atteggiamento. Io posso agire solo su di me, quindi posso capire io come funziono rispetto al conflitto. E qui io vi inviterei a fare un secondo esercizio, ovvero sempre sul solito, anzi no, forse potremmo scriverlo direttamente sulla chat. Quando io sono stato causa di conflitto, ovvero riconoscere una nostra responsabilità, una nostra capacità di lettura dall'esterno, ci stacchiamo un po' da noi stessi, ci guardiamo dal di fuori e proviamo a capire quando io sono stato causa di conflitto.
Allora, i primi contributi. Quando offendo senza accorgermene. Marco dice, ho promesso la stessa cosa a due persone diverse. Caspita. Mi vengono in mente tante immagini, poi chiederò a Marco che cosa ha promesso a due persone diverse. Miki, nella mia ultima relazione. Katia, quando ho assolutizzato un valore. Ancora, quando ho interpretato senza chiedere, se avessi interpretato bene. Savino dice, quando non ho potuto esternare le mie emozioni. Ecco, Savino ci riconduce alla risposta implicita, quella che resta chiusa dentro di noi. Alessandra, tante volte, soprattutto quando ero più giovane o quando sono particolarmente attaccata alla mia verità. Vittoriana, quando cerco di essere sincera dicendo quello che penso. Ecco, in questo caso, più che un'assunzione di responsabilità, qui si dice che quando sono troppo vulnerabile, mi trovo nei conflitti. Quando mi pongo su un piedistallo, ancora, Marcella, quando uso qualcuno come sfogo di un mio problema che non c'entra niente con loro. Bella questa. Giuliana dice, non sono stata capace di impormi per una questione di lavoro deludendo i colleghi. Bello. Eugenio, quando ho avuto aspettative dagli altri non commisurate e inadeguate. Quando a pranzo inizio a mangiare senza aspettare gli altri. Bellissima questa. Quando per aiutare e migliorare una situazione vengo interpretata come saccente. Raffaele, quando ho fatto prevalere l'istintività. Ecco, la difficoltà dell'autocontrollo, la difficoltà di mantenere consapevolezza e lucidità sulla situazione. Maria, quando sono troppo sincera. Però qui è come se ci diciamo delle cose belle e non dell'assunzione di responsabilità. Katia, quando do consigli senza che mi vengano chiesti. Bellissimo questo. Giuseppe, quando assumo lo stress e lo sfogo con chi non mi ha fatto nulla. Bello, questo, vedete, anche qui ci sono assunzioni di responsabilità. Allora, andiamo avanti, poi penso che potremmo leggere tantissime altre cose, ma provo a riprendere in mano il discorso facendo tesoro di queste indicazioni che voi avete esternalizzato. Quindi, una riflessione, no? Quando mi capita di proiettare all'esterno i miei disagi interiori e le mie inquietudini, ovvero, attenzione che il conflitto a volte è già dentro di noi, perché io devo imparare a riconoscere le mie parti interiori in conflitto fra loro, perché ognuno di noi è abitato dai conflitti. Qualcuno dice che dentro ognuno di noi abita una confraternita di tanti io, a volte pacifici, a volte piuttosto litigiosi fra di loro. E allora è chiaro che queste parti di noi, che hanno tutta legittimità, hanno la loro storia, hanno la loro evoluzione, hanno la loro ragione di essere, senza parlare dell'analisi transazionale, gli stati dell'io o altre teorie di questo genere, ma manteniamoci su questo approccio semplice, una confraternita di tanti io che è spesso in lite fra di loro. Allora, è chiaro che molto spesso noi proiettiamo sull'esterno le nostre contraddizioni. Attribuiamo ad altri quelle cose che non vogliamo vedere in alcune parti di noi. Quindi è chiaro che il conflitto con gli altri nasce anche da incoerenze o disagio o conflitti interni, intrapsichici, dicono gli psicologi. E allora dobbiamo saperci interrogare e metterci in discussione, perché questo è un bel lavoro da fare.
Allora è importante riuscire ad acquisire che più impariamo ad abitare i nostri disagi interiori e più sapremo gestire la conflittualità esterna, più sapremo sviluppare forme migliori di convivenza. Quanto più io divento tollerante e comprensivo o assumo atteggiamenti benevoli, qualcuno direbbe amorevoli, più divento capace di conciliare i miei conflitti interiori e tanto più divento capace di gestire quelli esteriori, quelli esterni, trasformandoli in opportunità positive di crescita. Quindi, nelle dinamiche conflittuali, noi possiamo dare nuovi significati, nuovo senso a quello che ci accade, a quello che ci accade anche dentro. A come cambiamo dentro, perché noi non siamo gli stessi 3 anni fa, 4 anni fa, 10 anni fa. Noi cambiamo e il cambiamento genera interrogativi, genera conflitti fra vecchie parti di noi che non vogliono morire e che sopravvivono e nuove parti che prendono il loro posto. Quindi le dinamiche conflittuali esterni ci possono dare nuove verità, nuove soluzioni, nuovi passi avanti e nuove libertà. È un cammino che possiamo e dobbiamo coltivare dentro di noi. E allora, avviandoci sulla ultima parte di questo mio breve intervento, perché voglio poi dialogare e confrontarmi con voi, vediamo le parti più operative, ecco, quelle dove andiamo proprio sul concreto. Nell'ottica di gestire concretamente il conflitto, noi possiamo avere vari metodi di risoluzione. Questi vari metodi, ve ne leggerò almeno 6, non sono alternativi, ma spesso sono incastrati e compatibili fra di loro, e uno può seguire l'altro. Quindi ognuno di noi deve essere in grado di decidere di volta in volta quale conviene adottare. Quindi noi dobbiamo avere più strumenti, dobbiamo avere una borsa degli attrezzi e sapere lucidamente o consapevolmente che cosa mi conviene adottare adesso, quale atteggiamento adottare. E non essere sempre conflittuali o sempre negoziali o sempre buoni. Dipende dalla situazione, dipende dalla persona, dipende dal momento. Allora, i vari metodi. Ve li leggo e poi li commentiamo. Confronto. Compromesso, attenuazione e o persuasione, pressione, rinuncia, rinvio. Allora, partiamo dal primo. Il primo è il confronto competitivo, cioè si scende in campo a singolar tenzone, no? Dicevano i cavalieri medievali. Quindi è lo scontro. Io vado ad affrontare l'altro perché lo voglio battere. È chiaramente un elemento che si lega molto al carattere, questo poi lo diremo dopo, perché è uno schema mentale che spesso io mi trovo a interpretare. Il compromesso è una modalità più negoziale. Io ho bisogno di empatia per capire cosa vuole l'altro, io voglio 100, l'altro vuole 100, la negoziazione, il compromesso è trovare un accordo, 50-50, 60-40, troviamo una soluzione negoziata. Ancora, l'attenuazione o la persuasione, che poi è tipica di chi non ama il conflitto, chi lo teme, è il tentativo di minimizzare il conflitto, di ridurre l'emotività, di non arrivare a uno scontro più forte. La pressione è al contrario buttare benzina sul fuoco, cioè io aumento la temperatura del confronto e lo posso fare in maniera diretta o indiretta. Diretta quando io metto nel confronto, nello scontro, tiro dentro altre cose. Ricordo quando in azienda c'erano le trattative sindacali, a un certo punto l'RSA, le rappresentanze sindacali, non le case di cura,
dicevano, ok, allora questa cosa non ci piace, domani siamo in sciopero. Quindi si tratta di fare pressione sulla controparte. In ambito familiare noi spesso tiriamo in mezzo i figli per fare pressione sull'altro. Ma c'è anche una pressione indiretta, ovvero io posso fare pressione sul mio collega con il quale sono in conflitto facendo intervenire il capo del mio collega, che guarda caso è il mio amico, affinché faccia leva su di lui. Gioco sporco, ma vi assicuro che nell'organizzazione è quanto di più normale ci possa essere. Quindi la pressione significa comunque mettere benzina. Abbiamo la rinuncia, che spesso viene chiamata fuga, che sembra quasi qualcosa di brutto, ma in realtà è un meccanismo di un sano meccanismo di difesa. Perché quando ci sono delle forti differenze, delle forze in campo, differenze gerarchiche, io devo salvaguardarmi. Io che sono un impiegato non posso litigare con l'amministratore delegato, perché mi brucio le possibilità successive. Quindi rinuncio. Ma anche se io sono per strada con la mia macchina, attraverso con il semaforo verde, e un altro automobilista passa invece col rosso, ci scontriamo, scendiamo dalla macchina, io so di aver ragione, perché sono passato col rosso. Ma se dall'altra parte scendi un energumeno con un crick in mano, io devo badare alla mia sopravvivenza, devo rinunciare, io mi devo allontanare, perché in quel momento c'è una priorità maggiore. Quindi dipende dalle situazioni, io devo comunque sapere che ho questo strumento. E infine il rinvio, no? Che è un po' la ritirata strategica, non significa mollare tutto, ma significa che quando mi trovo in situazioni particolari, per esempio di fronte a reazioni incontrollate di un figlio adolescente che è andato in escaldescenza, qualcuno lo citava prima nella chat, o di fronte a un partner incavolato nero o a un collega che ha perso le staffe, in quelle situazioni è inutile controbattere, è inutile far aumentare la temperatura del confronto, perché si rischia di far degenerare tutto, perché non ci sono le condizioni per trovare una soluzione. La dimensione emotiva ha pervaso tutto, quindi io devo saper rinviare. Il giorno dopo, una settimana dopo, riprenderò quel problema, quel conflitto e lo affronterò in chiave diversa, senza arrivare con una parola di troppo, una parola sbagliata, a ferire l'altro o a farmi ferire e quindi passare da un conflitto di contenuti a un conflitto di persone, dove c'è l'offesa. Ok, su, ovviamente qui si potrebbe andare ancora molto sugli esempi, eccetera, ma voglio, diciamo, continuare con il passaggio successivo. Ovvero, quali possono essere le condizioni favorevoli per generare un tentativo di soluzione positiva? Immaginiamo due persone, l'una di fronte all'altra, che stanno gestendo un loro conflitto. Allora, quali sono gli elementi che vi possono aiutare a uscire positivamente da questo confronto-scontro? Allora, innanzitutto ci deve essere un livello di tensione ottimale per la situazione data. Cioè, io non devo arrivare all'escaldescenza, perché quando io perdo l'autocontrollo ho perso la possibilità di arrivare, come dicevamo prima, a una soluzione. Ci deve essere in fondo ai due soggetti una reciproca motivazione positiva. Cioè, vogliamo risolvere il problema o vogliamo sopraffare l'altro? Questo ce lo dobbiamo chiedere, no? Perché se l'obiettivo è distruggere l'altro, allora è chiaro che non c'è una reciproca motivazione positiva. Un terzo passaggio, equilibrio nei rapporti di forza fra le parti. Ci deve essere un elemento di parità. Se torniamo nel caso di prima, no? In una forte differenza gerarchica, è chiaro che c'è un disequilibrio che annulla la possibilità di trovare una soluzione positiva. Ancora, la sincronizzazione dei tentativi di confronto.
se immaginate queste due persone, ci sarà un'altalena di salita e discesa in termini di tensione emotiva. C'è chi alza più la voce, poi l'altra bassa, poi risponde alzando a sua volta la voce, no? C'è un coinvolgimento emotivo perché una persona si sente ferita, l'altra si sente... Allora, ci deve essere a un certo punto una sincronizzazione dei tentativi del confronto. E quindi il passaggio successivo è il ritmo delle fasi di differenziazione e integrazione del dialogo. Cioè, ci sono alcuni momenti in cui è possibile cogliere la possibilità di far canalizzare, di andare verso una soluzione positiva, un ascolto reciproco, un allineamento di queste fasi di differenziazione, quindi una sincronizzazione. Sino a che c'è il disallineamento, non si trova modo di trovare una reciproca soluzione. Ed ancora, l'attendibilità dei segnali usati nella comunicazione. Questo è un capitolo che aprirebbe tantissime altre considerazioni. Noi in questo confronto utilizziamo il verbale, ma come tutti quanti voi sapete, noi abbiamo il paraverbale e il non verbale, che devono essere tutti coerenti e non contraddittori, perché se no non si arriva a nessuna parte. Se io dico vuoi trovare una soluzione, allora è chiaro che mi sto contraddicendo, perché le mie parole messe per iscritte, vuoi trovare la soluzione, possono quasi presupporre la mia reale e serena volontà di trovare una soluzione, ma di fatto il mio paraverbale, il mio non verbale, l'aggressività nell'espressione annulla ciò che sto dicendo con le parole. E quindi tutto nella gestione del conflitto contribuisce nel bene e nel male a far saltare o a trovare una via di uscita. E quindi pensate, lo sguardo, la gestualità, il tono di voce, ma anche la sudorazione, il rossore, il pallore, il tremore, sono tutti aspetti che entrano in ballo, perché anche se noi a volte ci limitiamo ad ascoltare la parola, in realtà il nostro cervello analizza e filtra tutto. E in questo ovviamente le donne sono più brave di noi uomini nel saper valutare tutti gli altri elementi extraverbali, e quindi a comprendere lo stato emozionale di chi c'è di fronte e anche comprendere se è sincero o non è sincero. Ok, allora, ultimo aspetto, poi diamo la stura, dato che siamo arrivati nei tempi anche tranquilli. Ultimo aspetto, al di là della strumentazione tattica che abbiamo provato a vedere adesso, noi dobbiamo fare riferimento a due modelli generali che orientano in un senso o nell'altro tutta la conduzione del conflitto. Due metastrategie o mega strategie di gestione dei conflitti, no? Abbastanza schematicamente. Il primo modello è la competizione, ovvero il gioco a somma zero, vinci o perdi. Il secondo è quello della cooperazione, vinci, vinci, o il gioco a somma variabile. Ora, dietro queste formulette, sulle quali sono stati scritti tanti libri, ci sono degli approcci anche comportamentali che differenziano molto la gestione del conflitto. Se il mio approccio è il primo, cioè quello competitivo, io mi muoverò secondo la logica del devo sopraffare io l'altro, se no soccombo. E quindi tendo a esasperare il conflitto sino a ottenere una presunta vittoria. Quindi è la logica della contrapposizione. Ci sono soggetti strutturalmente o caratterialmente conflittuali che cercano automaticamente questo tipo di approccio. Cercano lo scontro sostanzialmente, o sono molto portati allo scontro. Devo dire, nella mia esperienza lavorativa, 30 anni d'azienda, ho visto parecchi manager comportarsi così e non è mai venuto fuori niente di buono da queste situazioni. Il clima diventa teso, nessuno si fida più di nessuno, tutto viene interpretato con dietrologie, con complottismi, nascono ripicche,
Quindi chiunque ne esce sconfitto diventa rancoroso e tenderà a elaborare immediatamente delle strategie di rivalsa. Quindi il conflitto riparte senza finire mai. Ci possono essere delle pause, ma sono situazioni croniche, patologiche, e anche nelle coppie molto spesso è così. Ci sono situazioni dove il conflitto è senza fine, ma soprattutto non fa passi avanti, cioè si torna alla situazione di partenza, si torna in situazioni in cui 0-0 palla a centro, si ricomincia a giocare nella stessa maniera, cioè non si fa tesoro di quello che lo scontro ha portato. Il secondo approccio è quello cooperativo, più negoziale, che si basa sulla logica del dobbiamo uscirne tutti e due vincenti per portare a spegnere il conflitto, no? Imparando a fidarsi l'uno dell'altro. Cioè, sono situazioni in cui noi sappiamo che dobbiamo continuare a vivere nello stesso luogo, che dobbiamo continuare a gestire tante cose insieme. Quindi o impariamo a fidarci, a trovare delle risposte che siano reciprocamente vantaggiose. Quindi io devo farmi carico del vantaggio che il mio competitor può ricavarne. E questo accade molto spesso quando si fa un'intelligente politica negoziale in termini di trattative sindacali. Cioè io devo farmi carico non solo del fatto che mia moglie nel conflitto deve poter vincere e lo stesso i miei figli scontrandosi con me, ma io devo garantire anche interlocutori più lontani nel mondo del lavoro, dove non c'è la dimensione affettiva che spesso salva tutto, come nella famiglia. Nella dimensione lavorativa questo non c'è, questa rete di salvataggio. Ma anche in quelle situazioni, se voglio arrivare a concludere dei conflitti, anche collettivi, quindi anche pesanti, conflitti di interesse, io devo farmi carico del vantaggio della controparte, devo garantirgli un vantaggio, se no il conflitto non si chiude. Quindi devo fare attenzione, no, in questo tipo di approccio, a controllare sia il contenuto del conflitto, su che cosa stiamo litigando, qual è il valore, l'importanza di quel punto o di quell'altro punto in contrasto, ma devo anche fare attenzione ai modi utilizzati, alle forme della comunicazione, perché le forme della comunicazione assumono la stessa importanza dei contenuti. E lo abbiamo visto prima, quando abbiamo parlato di come il paraverbale, il verbale e il non verbale entrano in ballo. Quindi io devo preoccuparmi dei modi, perché io posso avere ragione sui contenuti, ma se sbaglio i modi ho perso. E quindi allora il vantaggio reciproco, l'attenzione all'altro, può trasformare il conflitto in una soluzione che mi fa fare dei passi in avanti. E quella relazione si evolve, quella relazione non è ferma al palo, non si ripete meccanicisticamente, un copione che mi ritrovo a vivere disperatamente tante volte nella mia vita, ma quel conflitto mi fa fare dei passi in avanti. Quel conflitto fa più chiarezza, quel conflitto mi consente di conoscere l'altro. Ok, io mi fermerei qui, abbiamo preso più o meno un'ora o poco meno, quindi io direi a questo punto possiamo passare alle domande o a interventi vostri, a tutto quello che volete. Non so se Roberto vuoi dare il microfono a chi vuole, sì. O non so, segnalando con la manina, come volete. Vito, c'è già una domanda in chat, veloce, di Arianna Di Poli. Sì. La leggi, buonasera, ma quando è l'altro a ripetere lo schema aggressivo? Questo non a caso lo fa una donna, questa domanda, perché spesso, soprattutto nelle dinamiche di coppia, l'aggressività è principalmente maschile, anche se
ci sono altre forme di aggressività femminile che riguardano le forme della parola, non quella fisica. Allora, partire dall'idea che l'altro mi ripropone delle forme di aggressività mi esclude dalla responsabilità. Se io dico è l'altro che mi aggredisce, è l'altro che apre il conflitto, è l'altro, io sono in una situazione ferma. Può anche darsi che è vero, ma comunque mi ricordo una frase di Martin Luther King che diceva: può darsi che la colpa non sia tua, che la responsabilità non sia tua, ma se continui a non fare niente, la responsabilità diventa anche la tua. Allora, che cosa voglio dire? Che io comunque sono chiamato a prendere atto di questi aspetti e ad agire, cioè a tentare di modificare il mio comportamento affinché l'altro non ripeta lo stesso tipo di aggressività. Quindi io comunque, non potendo agire sulla testa dell'altro direttamente, posso agire sul mio comportamento. Non so se ho risposto, ma diciamo lascio anche ad altri la possibilità di dire la loro su questo tema. Chiaramente, se l'altro continua a essere aggressivo, io lo vado a denunciare alla polizia, perché non voglio finire in una situazione di femminicidio. Cioè, tutto poi va visto in un'ottica di soglia, una soglia di accettabilità oltre la quale non si può e non si deve andare. Quindi è chiaro che poi dipende dalla situazione caso per caso. C'è Domenico che dice una cosa interessante: ma le conversazioni online e quindi i messaggi possono essere considerati causa di incomprensione e conflitti? Sì, sì, quali sono? Qual è, cioè, la soluzione? Allora, spesso in azienda abbiamo fatto dei corsi sulla comunicazione online, sui social, perché in realtà anche la comunicazione scritta, quella veloce, sui social, su WhatsApp, eccetera, contiene dei germi di conflittualità. Anzi, superiore a quello che può accadere guardando deviso un interlocutore. Se io guardo qualcuno direttamente perché sono di fronte a lui, io posso cogliere delle espressioni del viso, tutta una serie di messaggi, di segnali deboli, che mi possono portare a capire meglio quello che vuole dire. Ma se qualcuno mi grida delle parolacce scritte in grassetto sulla mia posta elettronica e in realtà non ho capito che sta scherzando, io vado su di girice, nel senso io reagirò con un'aggressività pari o ancora maggiore. Quindi c'è bisogno di reinventare o di studiare o di approfondire tutta la grammatica dei social e delle comunicazioni, così come avvengono con gli strumenti moderni, per arrivare a evitare la conflittualità. Molto bene. C'è una persona che dice, mi pare Michi, che gestisce i conflitti con eccessiva competizione e vorrebbe migliorare questo approccio. Qualche consiglio? E poi diamo la parola a Giampaolo, dopo parliamo, do la parola a Giampaolo Petrucci. Ok, vai. Sì. Allora, eccessiva competizione, c'è il riconoscimento da parte di Michi di essere mosso da un'eccessiva competizione. C'è un bellissimo test molto semplice che si fa per capire quando discuto con gli altri qual è il mio livello di competizione, qual è il mio livello di ascolto, qual è il mio livello, sono 5 i parametri che questo test riesce a fotografare, uno di questi è il livello di competizione. Se il mio livello di competizione è tendenzialmente, stabilmente alto, è chiaro che io avrò problemi nel gestire il rapporto con gli altri. Perché un livello alto, automatico, immediato, fisso, strutturale di competizione genera questo. Allora io devo riuscire a lavorare dentro di me per smorzare, per ridurre quel livello di competizione. Badate bene che competizione di per sé non è negativo,
Competizione significa che io voglio riuscire, voglio che le mie idee e la mia posizione venga accettata. Ma bisogna capire in che modo porto avanti quella mia competizione. Perché se la mia competizione è collegata anche o è rafforzata, affiancata da molta collaborazione, da molto ascolto, da molto gioco di squadra, allora quella competizione non è dannosa. Ma se io voglio vincere da solo e non dare null'altro agli altri o all'altro, è chiaro che io mi troverò sistematicamente in difficoltà, soprattutto negli ambienti lavorativi. Ok, grazie. Allora, Giampaolo Petrucci, se vuoi accendi il microfono, fai il tuo intervento. Sentite? Sentite? Sì, vai, vai Giampaolo. Sì. Allora, grazie Vito. Allora, come sai da tanti tanti anni, da quando abbiamo fondato il gruppo Educhiamoci alla Pace, un lavoro fondamentale che noi facciamo, che ho fatto anch'io su di me, è quello proprio del come gestire i conflitti, tenendo presente appunto, come hai detto tu, che il conflitto non è di per sé un fatto negativo, può essere un'occasione invece per la crescita del rapporto. Ora, quello che volevo dire intanto è che esiste, sicuramente c'è quante più possibilità di gestire il conflitto siamo capaci, abbiamo delle competenze, meglio è. C'è però comunque un dato di fondo, possiamo dire biologico, nel senso di quello che è proprio fa parte del nostro carattere più profondo, quelli che sono stati anche i nostri modelli genitoriali. Per cui qualcosa è possibile cambiare, trasformare in positivo, però c'è come uno zoccolo duro, insomma, su cui è difficile intervenire. E qui parlo per esperienza personale. Il mio modello, diciamo, di affronto dei conflitti è sempre stato da un lato di attenuazione, del minimizzare, del cercare di gettare acqua sul fuoco, e dall'altra parte la rinuncia. Quando l'aggressività da parte dell'altro o dell'altra era eccessivamente forte, allora il ritirarmi indietro per autodifesa. Nel tempo posso dire che con tutte le esercitazioni che ho fatto sul conflitto sono riuscito a passare di fronte appunto a una situazione conflittuale, a invece la modalità del rimandare, del rinvio, che non vuol dire mettere da parte per poi dimenticare, ecco, mettere sotto il tappeto, no. Ma quello del uno dei nostri cari formatori, Jerome Liss, della comunicazione ecologica, chiamava il giardino della comunicazione. Cioè, nel momento in cui il conflitto è eccessivamente forte nei confronti di una persona, non intervengo, non reagisco immediatamente, cerco però la situazione, il momento, l'occasione, l'ambito, il contesto in cui comunque far valere le mie ragioni, dire un pochettino come mi sento, dire un pochettino quali sono le cose per cui sono in disaccordo. Per cui dico, dal punto di vista del conflitto mio con altri, penso di aver fatto dei passi in avanti. La difficoltà, aspetto che non hai toccato e forse sarebbe interessante anche toccare, è quando io mi trovo in qualche modo chiamato in causa di fronte a un conflitto fra altre due persone, fra altre persone. E quindi la tendenza mia appunto di fare da mediatore, cioè non essere di parte per l'uno o per l'altro. La difficoltà quando è che c'è? Quando una delle due persone mi è più vicina dal punto di vista affettivo e quindi mi chiama in causa quasi per avere un rinforzo dell'avere ragione lui o lei nei confronti dell'altro. Io tendenzialmente vado invece verso un cercare di comprendere quali sono le motivazioni dell'altra persona e questo in qualche modo mi crea un conflitto con la persona più vicina. Ecco, quindi questo mi mette ancora in una situazione di difficoltà e di imbarazzo. Grazie Giampaolo. Sì. Oh, Vito, rispondi subito, penso? È un'ampia considerazione quella. Sì, a volo. Una testimonianza più che altro. Bella testimonianza, assolutamente. Spesso ci troviamo in questo guado, no, fra la rinuncia e il rinvio, e quindi ci troviamo a dover mediare, soprattutto per chi non è di quelli che spaccano con i pugni il tavolo, eccetera. Io penso che una delle possibili riflessioni di risposta può essere l'assertività.
L'assertività è imparare a dire quando è sì e sì, senza caricare di emotività e senza doversi necessariamente schierare, o quando è no, e dirlo con schiettezza, con franchezza. Questo significa educarsi all'assertività e educarsi anche a non avere timore del conflitto, perché la paura del conflitto molto spesso ci blocca. Molto spesso, l'ho visto anche nella mia esperienza personale, spesso invece che assumere posizioni più decise, più forti, ho preferito mediare, ma lì mi sono reso conto che ho sbagliato in prima persona. A volte bisogna prendere delle posizioni molto ferme e molto dure, molto assertive. Ok, grazie Vito. Senti, ti leggo una domanda di Angela Bruno e poi vorrei dare la parola a Emanuela Megli, che ha scritto una cosa abbastanza lunghetta che preferisco riferisca personalmente. Allora, Angela Bruno dice: quando alla strategia della pressione si reagisce sempre solo con l'attenuazione, come se ne esce? Ripeto. No, è molto chiaro. A volte, soprattutto nelle dimensioni di coppia, possono generarsi dei ruoli contrapposti. Sto esasperando, come quello fra carnefice e vittima, come quello fra il masochista e il sadico, l'infermiere e il malato, no? Ci possono essere dei canovacci che col tempo si cristallizzano e che diventano abbastanza pericolosi, perché ripetitivi e soprattutto fissi, statici, cioè non danno luogo ad evoluzione. Allora, un meccanismo come pressione da un lato, attenuazione dall'altro, è un meccanismo che rischia di diventare il canovaccio del più forte verso il più debole. Il più forte fa pressione, il più debole attenua. È un, per me, posso sbagliarmi, ma è un meccanismo che va rotto, nel senso che ogni tanto quel soggetto che cerca sempre di attenuare deve capovolgere il gioco e fare lui o lei pressione per sparigliare il gioco, perché sennò è un canovaccio che si ripete staticamente e pericolosamente. Quindi ogni tanto chi fa invece solo attenuazione non attenua più, ma rilancia il gioco rompendo il comportamento di chi fa sempre pressione. Diciamo, la pressione la faccio io. Ok, grazie. Emanuela, accendi il microfono, intervieni? Eccomi, sì, ci vuole sempre un po' di tempo prima di accendere. Comunque, grazie Vito, hai risposto in parte con quello che hai detto adesso, potrebbe essere una soluzione. Diciamo, nell'esperienza sia personale, familiare, lavorativa e anche, diciamo, nell'esperienza di gruppi o persone che mi è capitato di aiutare, c'è sempre una domanda importante che riguarda il confine, il limite, che mi rendo conto che è difficile da prendere in considerazione, perché chiaramente riguarda singole situazioni e su questo non si può generalizzare dando delle risposte univoche che vanno bene sempre per tutto. Però, vista la tua competenza e la tua esperienza, io oggi mi sento davvero onorata di ascoltarti. Mi piacerebbe sapere dal tuo punto di vista quali sono i segnali di un possibile limite che può aiutare chi è particolarmente orientato, come spesso siamo anche noi professionisti del mondo della formazione, coach, eccetera, a riconoscere qual è un limite, cioè qual è un limite da non superare per l'amore a se stessi, quindi lì dove invece appunto probabilmente non c'è neanche più da mettere in campo un cambio di ruoli tra pressione e conciliazione, non mi ricordo come l'avevi chiamata, ma probabilmente c'è da lasciare andare. Quindi, sì. E fino a quando invece è opportuno continuare a provarci? Non so, se te la senti di rispondere, mi rendo conto che è una domanda un po' complessa. È molto bello ed è ovviamente una riflessione aperta, per cui quello che posso dire io non è esaustivo, poi tra l'altro dipende sempre dalle singole situazioni. Tu hai parlato di un limite, io avevo parlato prima di una soglia, fare attenzione a determinate soglie.
E queste soglie sono il confine che, un po' spanometricamente, rende una situazione da fisiologica a patologica. Nel senso che sia nell'ambito delle organizzazioni, sia nell'ambito dei rapporti familiari, ci sono dei comportamenti che via via diventano sempre più disagevoli, sempre più aggressivi, per esempio, o sempre più di pressione, per rifare l'esempio di prima di Angela. Allora, lì è il soggetto che subisce, che deve capire responsabilmente qual è la soglia oltre la quale non consentirà all'altro di spingersi. Quindi, ritorno a dire, è importante il livello di consapevolezza. Se io, e questo l'ho visto anche in molte coppie, se vedo che una persona è troppo empatica, cioè si mette tanto nei panni dell'altro da perdonargli tutto, allora, e questo è un atteggiamento spesso femminile, no? Allora, lì bisogna sviluppare la propria consapevolezza, i meccanismi di autodifesa e capire che oltre una certa soglia, per quanto io ti ami, io non ti consentirò di andare oltre. Questo è importante come equilibrio, perché lì dove ci sono comportamenti che salgono di livello pericolosamente, bisogna saper tornare indietro, bisogna saper uscire fuori dal gioco, o bisogna inserire degli elementi che vanno a variare. Sento delle voci di sottofondo, non so se è un altro intervento. No, è un microfono acceso accidentalmente. Vai, Vito, continua. Sì, quindi dico, la consapevolezza e il lavorare su se stessi, sapendo porre dei limiti, e soprattutto l'amor proprio, cioè dire che questo aspetto non posso accettarlo. Quindi nessuna legge dell'amore o del rispetto dell'altro può diventare offensivo o dannoso nei confronti dell'individuo. Potrebbe anche essere un amore sbagliato, attenzione, ovviamente. Potrebbe essere un amore sbagliato, esattamente. Perfetto. Allora, senti, io chiedo ad Anna Capriati, che ha fatto un lungo intervento in chat, però le chiedo la cortesia di poter intervenire se accende il microfono. E poi c'è una domanda di Manuela Mirabile. Capriati, sì. Ci sei? Anna? Se mai leggo intanto la sua domanda. Se ce l'hai tu davanti, fallo pure. Perché è abbastanza articolato, un intervento lungo. No, se la c'hai tu davanti, leggila tu stesso. Allora, lei dice: Vito, tu hai definito il confronto uno scontro, una competizione. Ho capito male? Inoltre, mi sembra di capire che tu hai... Eccola. Ecco. Non so se mi sentite. Ci sentiamo. Ora ti sento. Allora, io ho preso degli appunti. C'è un rimbombo. Devi scegliere. Sì. Forse il telefono acceso? Sì, aspetta, va. Va bene. Allora, nel frattempo che Anna sistema le cose, ci sarebbe... No, aspetta, se mai rispondo leggendo alla domanda. Allora, se Anna spegne il microfono, così non abbiamo... Io leggo però forse la tua domanda. Adesso va bene, sì. Vai, Vito, rispondi tu, dai. Allora, Vito, tu hai definito il confronto uno scontro, una competizione, ho capito male. Inoltre, mi sembra di capire che tu hai individuato delle strategie per derimere il conflitto, il compromesso, la rinuncia e il rinvio. Quindi, secondo te, le parti sono capaci di usare queste strategie? Pensi che il confronto possa diventare un conflitto quando l'individuo viene sopraffatto dalle proprie emozioni? Allora, io ritengo che nessuna di questi strumenti comportamentali, chiamiamoli così, sia in assoluto più valido di altri. Sono tante modalità di comportamento che noi dobbiamo tenere pronti nel cassetto.
Quindi a volte, come l'esempio di prima, quando c'è un abuso della pressione, quella persona deve saper ricorrere a un confronto duro. In altre situazioni bisogna saper rinunciare, in altre, come diceva Giampaolo, rinviare, in altri casi si può accettare un compromesso. Quindi noi dobbiamo avere sempre la possibilità di spaziare su strumenti, atteggiamenti, comportamenti adatti per quella situazione, in quel momento storico e solo con quella persona. Non c'è nulla che va assolutizzato. Più riusciamo a essere duttili e flessibili e capaci di spaziare fra risposte anche molto diverse, più noi saremo in grado di gestire i conflitti. Quando, per esempio, faccio un esempio aziendale vissuto spesso, c'era un capo che non faceva altro che fare cazziatoni ai suoi collaboratori. Nel momento in cui questi collaboratori hanno capito che quel capo non faceva altro che rimproverargli, si sono impermeabilizzati, cioè sono stati capaci di mettersi in una specie di un tappo all'orecchio di tipo psicologico, per cui tutti i rimproveri passavano via come se fosse acqua sull'impermeabile, non lasciavano nessuna traccia. Quindi quel tipo di risposta sempre ripetuto all'infinito in tutte le situazioni da parte di quel capo ha reso quello strumento, per quanto forte, del tutto inutile. Invece, avere la possibilità di spaziare da comportamenti estremamente cauti, lenti e chiudere, saper chiudere un occhio, a volte anche due, rispetto a certe situazioni, sino all'estremo opposto, strumenti anche molto pesanti, avere questa possibilità di utilizzarli tutti quando servono, ci dà modo di giocare un ruolo più efficace. Molto bene, senti, ti leggo la domanda di Manuela Mirabile, che dice: i conflitti mi fanno paura perché li carico troppo di emotività e rischio di non far valere le mie idee o di raggiungere l'obiettivo sperato. Come si può fare per essere più distaccata possibile? Ecco, Manuela, tocca un modo di essere che è estremamente comune, nel senso che sono poche le persone che amano il conflitto, lo scontro e vanno duri. La maggior parte delle persone, la maggior parte di noi, abbiamo timore del conflitto. Perché il conflitto può significare, anche nel nostro vissuto, il senso dell'abbandono. Io, se litigo con mia moglie, rischio di rompere il rapporto e di non fare più coppia. E ovviamente è una paura infantile. È una paura che mi lega più al senso di abbandono rispetto a mia madre che non in una normale dinamica di coppia. Quindi la paura del conflitto va superata dentro di noi. Sapere che il conflitto, come ho detto nell'introduzione, non è la fine della relazione o non mette in crisi la relazione, ma è un segno della sua trasformazione, del suo cambiamento. Quindi, prima di tutto, noi dobbiamo lavorare con noi stessi affinché si superi la paura del conflitto. Avere il coraggio di andare verso il conflitto gestendo gli aspetti emotivi, perché gli aspetti emotivi spesso non ci danno quella lucidità, quell'autocontrollo necessario a governare il confronto. Però è un discorso che dobbiamo fare con noi stessi. Quindi liberarci da antiche paure. Molto bene. Senti, vedo che la chat si è quasi fermata. O tu sei stato superlativo o qualcuno non vuole confidarsi oltre o fare domande, non ho idea. E quindi invito, se c'è qualcun altro che vuole intervenire... Roberto, io volevo rispondere, se possibile, dare la mia chiave di lettura a Manuela. Quindi, sì, ottimo, vai, procedi. Recuperare la domanda di Manuela, che però non so se è ancora con noi, perché non la sento più. Manuela Mirabile? Sì, sì. Batti un colpo se ci sei, se no siamo... Vai, Alessandra, vai lo stesso. Va bene, ok. Eccola qua, sì. Ha detto che c'è, allora, è presente.
Intanto, siccome Marco Rotella non ha raccolto la provocazione di Emanuele, della nostra Emanuela Megli, ne approfitto per sottolineare che la paura non è fine a se stessa, perché Emanuele dice che i conflitti mi fanno paura. Il coraggio, direbbe Marco, non è non avere paura, ma legittimare un sentimento di paura o di timore o di disagio di fronte al conflitto e poi andare oltre. Quindi va benissimo se hai questo tipo di percezione, e appunto l'importante è poi trovare invece delle strategie per andare al di là della paura. Io ti posso dire, siccome spesso ho lo stesso problema, quindi mi lascio molto prendere dalla situazione o sono una molto passionaria, come i miei colleghi qui presenti possono sicuramente testimoniare, una delle cose che ho trovato funzionali è intanto per la serie, come dicevano i nonni, no? Conta fino a 10, acquisire un po' di distacco anche nel tempo, mi spiego meglio, più la questione mi... No, perché c'è una persona che ha disattivato il microfono di Alessandra senza volerlo. Alessandra, devi riaccendere il microfono. Ok, quindi dicevo, più la questione mi sta a cuore e più rischia quindi dal punto di vista emotivo di coinvolgermi e più sento il bisogno di allontanarmi per vedere le cose con lucidità o per sentire con lucidità. Questo può comportare un confronto esterno con terze persone a cui ricorrere un po', raccontare la mia storia e ascoltare la loro storia e quindi darmi quasi no, un termometro del feedback prima di invece prendere, come diceva Vito, di prendere la persona diretta interessata, insomma, di petto, magari fare danni. E d'altra parte invece, non so se l'avete sentito, ma dicevo, secondo la saggezza popolare, no, il contare fino a 10, lasciare passare magari qualche momento o qualche giorno o dormirci sopra. Io scrivo tantissimo quando sono particolarmente in crisi, intesa come momento di potenziale evoluzione, scrivo, immagino anche di scrivere insomma direttamente fiamme, fuoco alla persona, poi chiudo la lettera in un cassetto, ecco, occhio a non consegnarla o non far partire email indesiderate perché sennò potreste creare danni. Invece trovo funzionale poi a distanza magari di un giorno, di una notte andare a rileggermi e anche dopo magari essermi confrontata con qualcun altro, acquisire il distacco necessario per poter affrontare la situazione in un'ottica di confronto costruttivo, ecco, che non vuol dire necessariamente trovare un accordo, ma aver provato a costruire qualcosa piuttosto che non a distruggere, perché spesso la dirompenza va di pari passo con la capacità distruttiva, insomma, del nostro modo di esprimerci. Ok, Vito, vuoi aggiungere qualcosa o ti faccio io una domanda da 10.000 punti? Vai, fammi tu la domanda e poi faccio io qualche considerazione. No, senti, non vorrei essermi perso un pezzetto del tuo intervento legato ai conflitti con se stesso. E quindi la domanda potrebbe essere, ovviamente da che cosa possono essere generati, e il non superamento a quali rischi ci porta? Questa è veramente una domanda da 200 punti. Allora, sì, io ho fatto un passaggio su i miei disagi interiori e sulle mie inquietudini. Perché abbiamo detto che bisogna riconoscere le parti interiori in conflitto fra loro, perché noi siamo abitati non solo da conflitti, ma abbiamo utilizzato la metafora della confraternita dei tanti io. Allora, c'è sempre una parte di noi che prevale normalmente sulle altre e che è l'io che organizza, è l'io che fa da mediatore fra le tante parti. Se il nostro io principale è un io molto allineato, molto ortodosso, molto ligio, ci sarà per forza un'altra parte di noi che è più trasgressiva. Un'altra parte di noi, un altro io, che probabilmente è insofferente al comando dell'io principale e che tenta in tutti i modi di seguire le sue strade
di trasgressività. Allora, queste due parti si devono parlare. Allora, o la prima si abbassa un pochino e lascia più spazio al bambino ribelle che in noi, direbbe l'analisi transazionale di Eric Berne, probabilmente c'è una parte di bambino selvaggio che vuole conquistare, vuole mantenere degli spazi. Quindi è sempre un discorso di negoziazione interna, ma questa negoziazione e questa conciliazione, come tu dicevi, quando e come può avvenire, non può che passare attraverso un aumento della nostra consapevolezza. Cioè, più andiamo a svelare queste parti nascoste di noi, di cui a volte abbiamo paura, perché molto spesso noi desideriamo delle cose che al tempo stesso ci spaventano. O vogliamo fare delle cose che le desideriamo, ma le dobbiamo tenere nascoste, sono clandestine. Allora, se queste parti di noi le facciamo emergere, ci dialoghiamo con queste parti, noi riusciamo, diciamo, passando dal buio della stanza alla luce, mettendole in evidenza queste parti di noi, di cui a volte ci vergogniamo, più le facciamo venire alla luce, più le riconosciamo e più riusciamo a conciliarci con loro. Riusciamo ad abbracciarle, a legittimarle e a stemperarle, quindi a disattivare la loro carica di distruttività che a volte portano. È un cammino interiore, difficile ma possibile. Sì, senti un poco, avrei da farti un'altra domanda, però visto che Marco Rotella dice che questo è un terreno minato, vorrei capire da lui perché. Perché è un terreno minato, professor Dorotella? Prego, prego. Accendi il microfono. Sì, stavo attivando il microfono. Mi sentite perché ho un auricolare? I conflitti intrapsichici sono un terreno minato perché sono una materia estremamente, ahimè, complessa, ingarbugliata e che tocca le corde profonde di ognuno di noi. Quindi il rischio quando si parla di queste cose è di aprire un vaso di Pandora che è poi difficile gestire, quindi questo era il senso di è un terreno minato visti i tempi che abbiamo, perché la domanda che hai fatto chiaramente è come alla quale Vito stava rispondendo in modo così brillante e ha assolutamente senso in linea con quello che si stava dicendo, però ripeto, visto che così è materia estremamente delicata, quindi dovevo mettere un sorriso, ho dimenticato di metterlo, insomma. Però siccome qualcuno ha subito detto di rivolgersi a Tania Petriccione, allora sì, sapere se hai ancora delle condizioni di darci una consulenza in merito, dottoressa Petriccione. No, sì, penso che possa. Marco, scusami. No, credo che sì, ripeto, era il senso era quello, perché l'ambito è delicato, solo questo, insomma. E poi Tania, ma penso Alessandra stesse facendo una battuta, insomma, perché i conflitti intrapsichici sono complicati, solo per questo. Però è correttissimo dire che siano la tua domanda tanto importante quanto i conflitti interpsichici. Probabilmente sono più importanti quelli intrapsichici, perché poi molti delle conflittualità aperte nascono dai conflitti intrapsichici. Però ecco, era solo questo. Okay. Grazie. Io posso integrare quello che è stato detto dal mio modo, dal punto di vista del coaching umanistico, che non si pone l'obiettivo di curare, di colmare lacune o di aggiustare le persone, ma di liberare tutto ciò che già hanno di bello e funziona in loro. Spesso abbiamo la paura, no, di essere troppo buoni, troppo empatici, troppo sensibili, no? In realtà quella parte, come ogni cosa e come ha detto Vito, ho la strategia esclusiva, si dice che niente è peggiore di un'idea quando è l'unico che abbiamo, così come le strategie, se adottiamo sempre la stessa strategia è sbagliata, ma non è quello, noi parliamo di potenzialità, la potenzialità dell'empatia è nella virtù dell'umanità e dell'amore, è una cosa bellissima, così come l'autenticità, entrare in l'autenticità fa parte anche l'integrità, la coerenza, della virtù del coraggio, secondo la psicologia positiva. Sono tutte cose bellissime, solo che se lasciamo soltanto una potenzialità, cioè un nostro modo di saper essere,
come dire, il definire chi siamo, e quindi adottiamo unicamente la strategia dell'essere solo empatici, andando oltre nell'intensità dell'empatia, o solo autentici, e non facciamo lavorare tutte le nostre potenzialità armonicamente insieme, essendo anche consapevoli, come dice Vito, che se non mettiamo in onda, in essere, sul campo, le nostre potenzialità, quelle relazionali che ci pongono positivamente, in modo costruttivo, in relazione con l'altro, saranno non le nostre luci, ma le nostre ombre a prendere il sopravvento. Quindi qua c'è consapevolezza, autogoverno, padronanza di sé. Sono io che decido quale parte di me mettere in campo, di quanti e quali parti sono fatti, quelle buone le faccio lavorare insieme. Io non solo sono empatia o solo autenticità o solo coraggio, io sono tante cose insieme, e se le agisco insieme le potenzialità vanno sia a mio favore che a favore dell'altro. Quindi a volte sento sono troppo di un qualcosa di bello, no? E in realtà quell'empatia probabilmente dovrebbe essere, dovrebbe armonizzarsi con un'altra potenzialità che la persona ha in una relazione, piuttosto che l'autenticità con un'altra potenzialità che è anche più amorevole, di gentilezza, rispetto, cioè no, non la verità a tutti i costi o la verità che ti fa male. Vado sempre a beneficio verso l'altro, perché riesco così ad andare verso di me nel modo migliore. Quindi tiro fuori quello che sono al meglio, faccio lavorare ogni parte di me. Noi tendiamo a definirci solo in un aspetto, ma noi siamo tanti aspetti. Se li facciamo lavorare tutti insieme, ecco che troviamo le dosi, le dosi omeopatiche, diciamo, e il nostro saper essere diventa risolutivo e generativo in ogni situazione. Questo è un po' l'approccio del coach umanistico, non so se sono stata chiara. Fantastiche, queste dosi omeopatiche mi sono piaciute, ma da morire, guarda. Allora, senti, no, mi rivolgo a Sofia Capretta, la quale ha fatto una domanda abbastanza lunga, e penso, Sofia mi può dare una risposta, che quello che ha detto Tania adesso possa essere già una buona risposta alla sua domanda. Sofia, se ci senti. Sì, mi sentite? Sì, vai Sofia. Sì. No, infatti dicevo, quello che diceva poc'anzi è esattamente quello che insomma cercavo di capire, solo che nel momento in cui si è consapevoli che siamo fatti, diciamo, da tante parti, no? Ci sono tante Sofie. Il problema è capire come tirarle fuori, cioè nel momento in cui sei una persona molto empatica, sei in preda a tante emozioni, come avere la lucidità di capire che in quel momento è meglio cacciare quella parte di te, cioè acquisire la consapevolezza e la gestione, che è insomma la parte più complessa. Eh sì, certo. È così, ci vuole molto esercizio, Sofia. È un lungo cammino. Esercitarsi. Okay. Senti, è un lungo cammino. Si può. No, un'ultima cosa volevo dirvi, abbiamo stressato molto la parte dei conflitti sull'individuo, e questo ovviamente mi fa piacere. Forse non sono venute fuori delle domande, delle considerazioni sui conflitti invece aziendali e organizzativi, che oggettivamente mi aspettavo più numerosi, quindi evidentemente si questa può. Parte ha coinvolto particolarmente. Graziano? Sì. Sì. Vai Graziano, vai. Sì, allora io non a caso ho scritto una frase un po' provocatoria, perché se di fronte hai uno juventino c'è poco da fare, la situazione non si risolve. L'abbiamo letta. Vito sa benissimo, perché a Pasqua ci siamo fatti una bella chiacchierata, e se ci sono conflitti che durano da 20 anni, da 30 anni, irrisolti, perché tu puoi avere tutte le strategie di questo mondo, puoi avere razionalità, puoi a un certo punto recitare anche un ruolo utilitaristico, ma la soluzione è zero, perché di fronte c'è lo juventino, no? Perché lui vuole sempre vincere. Lo juventino è quello che vuole vincere sempre, con gli arbitri, senza gli arbitri, col gioco, in tutte le maniere, vuole sempre vincere. Adesso mi perdoneranno gli juventini che sono in chat. Arrivi a un certo punto. È una che bella metafora. Dai. Le hai provate tutte quante. A questo punto il conflitto diventa su te stesso, e tu ti dici: ok,
questo conflitto non si riuscirà a risolvere mai. Quindi il mio conflitto diventa con me stesso e prendo io delle decisioni diverse. Può essere questa una soluzione? O meglio, lo diventa anche forzatamente. È dura, vai Vito. Quello che dice Graziano, anche perché diciamo so a che cosa si riferisce, molto, molto significativo, riconduce un po' anche alla prima domanda, quando mi è stato chiesto, non ricordo più da quale donna, da quale partecipante, ma se è l'altro che è rigido, che cosa posso fare io? E qui andiamo a una soglia lunga nel tempo di rigidità e di comportamenti inamovibili. Quello che dice Graziano è giusto, nel senso che posso solo agire su me stesso, nel senso che ho perso la fiducia, la speranza che l'altro possa cambiare. E quindi sono io che devo fare un passo indietro in termini di aspettative, in termini di prospettive, in termini di speranza, e devo ridurre la speranza, devo ridurre il progetto, devo cambiare il progetto, perché ho capito che non posso modificare nulla di quanto l'altro in un arco temporale lunghissimo porta avanti con una rigidità e una inamovibilità che proprio non ammettono variazioni temporali. È chiaro che, come dice Graziano e come dicevo anche io nella risposta precedente, noi possiamo agire solo su noi stessi, cambiando la nostra prospettiva, riducendo, modificando la nostra visione del problema e della relazione con l'altro. Ok, sentiamo Marco che ha chiesto di intervenire. No, era solo su questo lungo conflitto, sul riferimento a un conflitto così lungo e così logorante. Io in queste situazioni, ovviamente in modo assolutamente generico, però vado al concetto del tornaconto emotivo, cioè quando noi sviluppiamo una relazione con chiunque, lavorativa, personale, all'interno della relazione ognuno di noi ha un tornaconto emotivo, anche inconscio, però sempre, anche nelle relazioni più terribili, quelle che sono comunicativamente fiancanti, se io sto nella relazione ho un tornaconto emotivo che è molto difficile, che fa parte, poi il riferimento, torniamo ai conflitti intrapsichici, cioè chiunque di noi sta in una relazione, resta all'interno di una relazione, ripeto, lavorativa, personale, non cambia niente, però se io da 25 anni sono all'interno di un'azienda, ho un rapporto con il mio capo, titolare, che volete voi, che mi avvelena, e parlo di 25 anni di questo rapporto che mi avvelena, se io non vado via è perché ho, probabilmente io non lo riconosco, ma ho un tornaconto emotivo. Questo in qualsiasi tipo di relazione. Quindi io arrivo all'estremo in questo senso, perché dico, quando il tornaconto emotivo, cioè è una questione di bilancio, quando il tornaconto emotivo è insufficiente, quando la sofferenza è insufficiente, è troppa rispetto al tornaconto emotivo, io lì voto con i piedi, cioè mi giro e me ne vado. Ma questo è nella fisiologia dell'essere umano. Se io sto all'interno di una relazione conflittuale, fortemente conflittuale, per un tempo N, evidentemente tutti abbiamo un tornaconto emotivo. Quindi io sto perché voglio stare in quella relazione, magari non sono consapevole, però quella conflittualità mi dà un tornaconto emotivo. Faccio un esempio di tornaconto emotivo. Mi lamento. Cioè il mio tornaconto emotivo è andare dagli altri e dire oddio, non ne posso più di questa cosa, bla bla, e lo dico per 5 anni, 10 anni, 20 anni. Però ripeto questa cosa. Quello è un tornaconto emotivo, perché mi fa stare bene il fatto che io lo dica agli altri e gli altri mi dicono sì, hai ragione, poverino o poverina, eccetera, eccetera. Però resto in quella situazione conflittuale. Quindi esiste sempre una scelta, c'è sempre una scelta. Nelle situazioni estreme noi dovremmo votare con i piedi quando il malessere comincia a superare la situazione di benessere. E sì, poi entriamo nelle situazioni, nelle modalità di attaccamento, come sta chiedendo Emanuela, cioè per questo il conflitto intrapsichico è fondamentalmente alla base di tutta la gestione del conflitto con gli altri,
però ripeto, lo stare, il perdurare è anche quello sintomo di in qualche modo di un malessere, se vogliamo, però è legato al tornaconto emotivo. Tutti noi, quando stiamo e perduriamo in una relazione personale, professionale, di tutti i tipi, stiamo e perduriamo in una situazione che evidenzia un malessere conflittuale, è perché abbiamo un tornaconto emotivo. Magari non lo riconosciamo, ripeto, non evidente, può essere inconscio. Molto bene, grazie, grazie. Vito, vuoi aggiungere qualcosa, vuoi replicare, vuoi confermare? No, penso che io innanzitutto devo ringraziare per la ricchezza degli interventi, delle domande, dei contributi di tutti. Diciamo che questo spazio grosso che abbiamo lasciato alla fine, proprio penso che dar voce a tutti i partecipanti, almeno chi ha voluto, lo trovo una ricchezza anche per me, perché anch'io ho appreso tante cose dall'ascolto. Ringrazio i miei colleghi che effettivamente sono stati anche molto attivi, che hanno dato il senso della nostra squadra, essere noi 14, oggi eravamo in tanti, ci dà appunto la capacità di gestire tante tematiche con chiavi di lettura diverse, con competenze diverse, e quindi questo mi fa sentire veramente molto orgoglioso di far parte di questa squadra. Oh, quindi per bene. Il resto, grazie a tutti. Partecipanti. No, grazie. No, Vito, non te ne scappare, perché io devo fare l'ultima domanda. Non te ne scappare. Sì, va bene. E non me ne volere. No, prima anticipo che... Sono contento. Anticipo che il prossimo incontro è il 5 maggio e sembra essere in piena continuità. La prossima conversazione è a cura di Daniela Marrocco. Parleremo di resilienza e comportamenti ristrutturati, come passare dal giudizio all'amorevolezza. Immagina un po' che bel titolo. Allora ti faccio l'ultima domanda. Hai parlato di conflitti orizzontali, conflitti verticali. Io ti dico un accenno sui conflitti con il trascendente. trascendente per me può essere Dio, no? Per qualcun altro può essere un'altra cosa, ma esiste un conflitto con il trascendente? Esistono, ci sono, allora, bellissima questa cosa, molto bella, e tu mi sfrugugli su temi che non avevamo messo in campo, ma che no. Accetto volentieri. Allora, c'è qualcuno, quindi non sono io, che dice che la fede è un mantenere un conflitto permanente con se stessi in relazione di questo essere che non vediamo, non sappiamo dove sia, ma che crediamo esista. Quindi la natura stessa della fede è un interrogarsi costantemente. E colui che dice io sono arrivato, credo in Tizio, Caio, Sempronio e non ho nessun dubbio, per me, diciamo, ha poco a che fare con la dimensione di fede, perché la dimensione di fede, per me, e sto parlando ovviamente solo da un punto di vista personale, è un interrogarsi costantemente, è un fare due passi avanti, tre passi indietro, ma questo mi consente di mantenermi all'interno di quella che viene definita appunto una dimensione di fede. La dimensione di fede non è tranquillità, non è certezza, è interrogarsi e avanzare attraverso il dubbio e trovare delle risposte bellissime che ci dissetano, però poi la sete viene di nuovo, per cui si va di nuovo a cercare, ci si va di nuovo a interrogare. E penso che sia una delle dimensioni più belle, più insolite, ma che rende poi la persona lì dove le persone hanno questo tipo di tematiche di conflitto, perché ovviamente io rispetto tantissimo l'ateo, ho tanti amici agnostici e quindi rispetto assolutamente la loro posizione, ma io non potrei fare a meno di questo interrogarmi costantemente. Io sono costantemente inquieto sulla dimensione di fede, su questa dimensione trascendente, e un cercare, un interrogarsi, un tornare indietro e avanzare costantemente. Va bene. Non so se ho risposto. No, va bene. Grazie infinite, anzi, che
hai provato a dare, come dire, insomma, un tuo contributo anche su questo. Bene, allora io direi che ci possiamo salutare, come abbiamo fatto altre volte, possiamo accendere i microfoni, dirci ciao e ovviamente ci vediamo abbiamo detto il 5 maggio, martedì 5 maggio, perché venerdì